Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È il penultimo video dei mondiali di calcio del 2018. C'è questa atmosfera, no? Un po' come da quando sta per finire la scuola, no? Che già ti senti l'odore delle vacanze. Insomma, sai che questa avventura be bella che ha coinvolto tutto il mondo, che sono i mondiali, sta volgendo, ma pian piano al termine. Detto ciò, parliamo del terzo quarto posto, che vede vincere il Belgio 2-0. Allora, primo tempo dove il Belgio ha letteralmente preso a pallate l'Inghilterra, un'Inghilterra che non è entrata mai in partita e che è veramente è stato per puro caso non ha chiuso il tempo con un risultato addirittura peggiore. Belgio poi si è ripreso, il Belgio poi è iniziato male invece il secondo tempo, l'Inghilterra è iniziato abbastanza bene, ha sfiorato un po' di volte il pareggio, è stato anche un salvataggio incredibile sulla linea, un lob di Dier, ma poi alla fine il Belgio è riuscito con i suoi contropiedi veloci a chiudere la partita. Quindi Belgio terzo, miglior risultato della storia del Belgio, che sicuramente un minimo di amaro in bocca può avercelo, così come l'Inghilterra. Queste sono veramente le finali che ti lasciano veramente l'amaro in bocca, perché comunque vada, sei sempre lì a un passo dai primi due, no? A giocarti la finalissima e non l'hai giocata neanche quest'anno, per un modo o nell'altro non l'hai giocata. E devo essere sincero, credo che questa finale un po' ridimensiona un po' tutto il cammino dell'Inghilterra, perché comunque l'Inghilterra ha battuto Panama e Tunisia, che oggettivamente erano alla portata, e intanto adesso stanno premiando i giocatori del Belgio con la medaglia del terzo posto. Dicevamo appunto che l'Inghilterra ha battuto Panama e Tunisia, col Belgio ha perso. Poi si sono qualificati e hanno pescato la Colombia e gli è andata bene, perché la Colombia ha venduto cara la pelle e l'Inghilterra si è salvata solo ai calci di rigore. E poi è andata con la Svezia ed è stata forse l'unica partita veramente dove l'Inghilterra ha fatto vedere delle ottime, ottime cose. Poi semifinale hai perso con la Croazia, che sinceramente, devo essere sincero, con la Croazia, a mio avviso, l'Inghilterra non meritava di perdere gli supplementari, meritava di perdere già prima e meritava già di perdere nel corso dei 90 minuti. La Croazia si è mangiata dei gol pazzeschi, ha preso pure un palo clamoroso con Perisic. E poi ci siamo trovati in questa finale, perdi anche oggi col Belgio, dove con quel primo tempo francamente non puoi appellarti a niente, ecco. Quindi secondo me con l'Inghilterra diciamo che ha avuto un po' di fortuna nel sorteggio, un po' di fortuna ai rigori, ma poi nel finale è andata a crollare, ecco. Quindi sicuramente dalla parte sua l'Inghilterra ha il vantaggio che sono tutti ragazzi molto 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 giovani, e sicuramente questo può essere un vantaggio non da poco per la squadra della regina. Belgio invece, che come detto ottiene il miglior risultato della sua storia, il terzo posto, è riuscito ad arrivare una volta a quarta. Non credo che soddisfi del tutto i tifosi belgi, perché comunque era una squadra, diciamo, che poteva anche ambire alla prima posizione del mondiale, poteva ambire a giocarsela con la Francia o con la Croazia per vincere il mondiale. Si è visto in semifinale, la Francia ha fatto molta fatica col Belgio comunque, anche se ha dimostrato di essere più forte, però sempre quell'alone di fatica ce l'ha sempre avuto. È chiaro che poi il calcio è fatto anche di fattori, la Francia è stata bravissima a sfruttare gli episodi che il Belgio invece a suo contro non ha sfruttato. E dunque, secondo me, comunque alla fine, per il momento, le gerarchie sono state dalle semifinali in poi rispettate, cioè Belgio terzo, Inghilterra quarto. Credo che sulla carta si sapeva che il Belgio potesse arrivare, cioè che era più forte, ecco. Adesso vediamo domani la finalissima, sono un po' emozionato, un po' perché alla fine del mondiale c'è sempre, come ho detto prima, quell'emozione, no? Sapere che poi questo evento devi aspettare altri 4 anni per viverlo. E poi tra l'altro sono emozionato perché è il mio primo mondiale da youtuber, quindi è sicuramente anche quello molto molto piacevole. Lo ricorderò sicuramente bene questo mondiale, non c'è alcun minimo dubbio. Ragazzi, io chiudo qua il video, vi do appuntamento domani, parleremo della finalissima Francia-Croazia. Simpatizzerò Croazia, vincerà la Francia, sarò contento, ma simpatizzo Croazia. Spero che vinca la Croazia, mi godrò sicuramente una partita, spero di godermi una partita sicuramente bella e sentita. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento domani. Ciao!